Buonasera a tutti. No, non abbiamo deciso di non far venire il mister in conferenza stampa perché oggi voglio parlare solo esclusivamente di un fatto che ormai è perenne, è automatico tutte le domeniche. Anche oggi si è visto un arbitraggio assurdo nei nostri confronti. Premetto e dico che la Juve abbia fatto la sua partita, quindi anzi è una società amica e ci tengo a ribadirlo. Ma il fatto di vedere quello che si è visto nel primo tempo con esattamente la mano perpendicolare al corpo, larghissima in mezzo all'area, e a noi è capitato che ci hanno dato 3 rigori contro in questo sistema, a noi non lo danno, ma soprattutto l'espulsione del capitano, mi sembra che abbiamo toccato proprio il fondo. Quindi siccome ci siamo rotti veramente i coglioni, ma ci siamo rotti veramente i coglioni di questa situazione, vorremmo avere il giusto. Non è possibile che in un arco del campionato una squadra che lotta per vincere il campionato ha 2 episodi, 2 a favore, 2 su errori arbitrali a favore, 2, e li cito pure. Ad Andria, quando era rigore, che hanno messo la palla fuori, e in casa con il Catania, che ci diedero un rigore, e chissà come mai un rigore che magari non c'era, era lo stesso arbitro di oggi. Pensare male si fa peccato, però signori, adesso il fatto è che una società che investe milioni di euro tutti gli anni, una società seria, che paga regolarmente, che è di tutto rispetto, tutte le domeniche noi dobbiamo sempre giocare, partire sempre da sotto, sempre, sempre, tutte le domeniche. Da dopo Bari, quando ci diedero quel rigore contro il 42esimo che tutti hanno visto, in poi a Monopoli uguale, e domenica scorsa abbiamo vinto 2-0, nessuno ha parlato, ma ci hanno annullato un gol da 3-0 di 2 metri regolari, 2 metri, non 2 centimetri, 2 metri. E basta, dai, su, è finitela. Io sono... Non tanto arrabbiato, perché arrabbiato lo faccio in un'altra maniera, deluso, ma deluso perché mi dispiace molto, tantissimo per la mia proprietà, che persone serie che investono, che si fanno i chilometri tutte le domeniche per venire a vedere le partite. Io sono schifato soprattutto degli atteggiamenti. Cioè, si predica tanto di collaborare, di avere un certo sistema di educazione, ma i primi devono essere loro, i primi dovete essere voi, cari signori, perché non esiste sempre con quel fare lì da presuntuosi. Poi si va a dirgli le cose come sono e hanno sempre ragione loro, anche col dato di fatto in mano. Ma l'espulsione di Martinelli, signori, ma la prima ammonizione lo ammonisce dopo 10 minuti, la seconda tocca la palla nettamente. E poi mi sento dire pure che dovevo cacciarlo prima perché si era rivolto male. E allora non ci sto più, allora non ci stiamo più, mi dispiace. Tutte le domeniche è la solita musica, tutte le domeniche. Oggi poi, voglio dire, va bene, il Bari stasera se vince festeggia, auguri, in bocca al lupo al Bari. Ma che tutte le domeniche vedo una situazione di questo genere e i ragazzi lavorano e vengono al campo, ci sono 50 persone dietro una squadra di calcio che lavorano, 50 persone, che qualcuno si permetta tutte le domeniche di venire e decidere chi vive e chi muore, non ci sto più. Grazie mille.